Avrei voluto fare la ricerca sul fantasma. Che in questo teatro vive un fantasma. Ecco la storia che state cercando. Firmato Uberto. Nei primi decenni dell'Ottocento, gli artisti, attori comici o dilettanti, recitavano all'interno dell'abitazione del pittore Pietro Bergallo, in via Marenco. Presto lo spazio divenne troppo piccolo per ospitarli tutti, e un locale più ampio fu trovato laddove un tempo c'erano le carceri, in via Pallavicino. I lavori presero 3 anni, dal 1858 al 1861, quando il teatro fu intitolato a Carlo Marenco e finalmente i filodrammatici ebbero uno spazio grande almeno quanto la loro creatività. Con l'inizio del nuovo secolo si alternano attori storici e nuovi, sotto la guida attenta del direttore Ettore Gula. Arrivano gli anni 60 e il teatro non è più a norma. La filodrammatica si spegne. Nel 1975 riprende vita sotto la guida di Nando Alciati e Dado Luciano e la stagione anni 76-77 segna il grande ritorno. Nel 1978 gli attori cebani si cimentano nel Il malato immaginario di Molière. Acceva l'entusiasmo per il palcoscenico, dilaga e sull'onda dei grandi prende vita la filodrammatica dei giovani. Diventerà la compagnia Teatro Marenco. Ma un po' di stanchezza da parte di alcuni attori storici e la scomparsa nel 2004 di Nando Alciati lasciano in eredità alcuni anni di pausa. Nel 2000 la nuova compagnia Teatro Marenco, quella dei giovani attori, si fa di nuovo strada con spettacoli di successo, mentre i grandi fanno un po' più fatica a ritrovare ispirazione ed entusiasmo. Ribattezzata Nando Alciati, proprio in suo onore, anche la vecchia filodrammatica riesce a risollevarsi. Il vero trionfo arriva nel 2010 con Rancine. 2018, 40 anni dopo la prima volta, i filodrammatici sono alle prese con una nuova versione del Malato immaginario di Molière. Ma la vera star della filodrammatica, diceva, Giuseppe Raviola, per 65 anni sul palco del Teatro Marenco e custode della storia del fantasma. Ma Uberto è uno degli autori della filodrammatica? Shh, ragazzi, venite con me! Negli anni 80 si è manifestato proprio in teatro, durante una seduta spiritica. Ha detto di essere il nano, di provenire da Priola ed essere parente del marchese Giorgio. Lui è Uberto, il fantasma del Teatro Marenco. Ma è tutto vero questo? A teatro tutto può succedere.